La sua prevalenza tende ad aumentare fortemente con l'età, meno del 10% entro i 40 anni, fino al 70% in persone d'età superiore ai 70 anni. Parliamo della malattia diverticolare, una delle patologie intestinali più frequenti nel mondo occidentale. Tra pochissimo, dopo la sigla. In estrema sintesi, la malattia diverticolare è caratterizzata da estroflessioni simili a piccole sacche, appunto i diverticoli, che sporgono come palloncini sulla superficie esterna del canale intestinale. Dunque possiamo dire che i diverticoli sono delle estroflessioni sacciformi degli strati interni dell'intestino che protrudono verso l'esterno attraverso gli strati muscolari della parete intestinale. In Occidente queste formazioni sacciformi tendono a formarsi soprattutto nel tratto del colon discendente, quindi nel colon sinistro. Nel 95% dei casi almeno sono localizzate nel sigma, mentre invece nel continente asiatico sono molto più frequenti nel colon destro e frequentemente si associano a fenomeni emorragici. La diverticolosi altro non è se non la presenza di uno o più diverticoli. La malattia diverticolare invece si caratterizza fondamentalmente per essere una diverticolosi sintomatica. La diverticolite invece è un'infiammazione con o senza infezione di uno o più diverticoli. C'è da dire che questi diverticoli talvolta possono formarsi anche nell'esofago, più raramente nello stomaco, e va anche detto che il diverticolo di Meckel è la forma più comune di malattia diverticolare del tenue ed è presente alla nascita nel 2-3% delle persone. Ma perché si formano i diverticoli? Al di là di una possibile predisposizione genetica, l'ipotesi eziologica più accreditata è quella che fa riferimento a stili alimentari non perfettamente adeguati, in particolare fa riferimento a diete povere di fibre. In effetti una dieta povera di fibre attraverso una riduzione della massa fecale porta allo sviluppo di stipsi. Il conseguente aumento della pressione all'interno del canale intestinale per favorire la progressione di feci dure genera una tensione della parete colica, tensione che a sua volta può portare alla formazione appunto dei diverticoli. Tra l'altro c'è da aggiungere che modificazioni strutturali del tessuto connettivo legate proprio all'invecchiamento rendono la parete colica più rigida, mentre possibili degenerazioni neuronali sempre legate appunto all'età portano ad un'alterazione dell'attività propulsiva con una peristalsi non perfettamente coordinata, altra condizione appunto che favorisce la comparsa di diverticoli. Il passaggio dalla diverticolosi alla diverticolite sembra essere fondamentalmente legato a fenomeni di stasi fecale, cioè la stasi delle feci nei tratti del colon interessato porta fondamentalmente ad una condizione di disbiosi, quindi ad un'alterazione della flora batterica intestinale presente in quel tratto del colon. Disbiosi che da un lato porta praticamente ad una riduzione della quantità di batteri antinfiammatori con conseguente aumento della quota di batteri infiammatori, e dall'altro porta ad una distensione del diverticolo con possibile microperforazione, traslocazione batterica e diffusione del processo infiammatorio fuori dal colon. A tal proposito vorrei ricordare che le complicanze più frequenti della malattia diverticolare del colon sono gli ascessi, le fistole, la peritonite, che spesso richiede poi l'intervento chirurgico risolutivo. Quali sono i principali fattori di rischio della malattia diverticolare del colon? Fattori di rischio che possono favorire appunto l'insorgenza di tale patologia? Ma intanto l'obesità, il fumo, l'alcol, il ricorso frequente a farmaci antinfiammatori,
antinfiammatori non steroidei e poi gli oppioidi e i corticosteroidi, ma poi fondamentalmente, come già dicevo precedentemente, ci sono regimi alimentari inadeguati, soprattutto diete povere di fibre, ovvero ricche di zuccheri raffinati oppure di carni rosse. Allora vediamo quale cibo è meglio evitare una volta che sia stata fatta diagnosi appunto di malattia diverticolare del colon. Diciamo che sono da evitare sicuramente la frutta e la verdura con semini come kiwi, pomodori, frutti di bosco o fichi d'India. Sarà il caso di evitare verdure con fibre molto dure e filamentose quali finocchi, fagiolini o carciofi. Sarà il caso di escludere alimenti speziati come il curry, il pepe, il peperoncino, il cacao. Escluderemo ancora insaccati o carni elaborate come ad esempio le salsicce. Sono da escludere bevande ricche in zuccheri o gassate, alcolici vari, maionese o panna montata, cioè alimenti capaci di generare gas intestinali e dunque meteorismo. Da escludere saranno ancora cibi che contengono lattosio, preferendo semmai prodotti delattosati e formaggi stagionati come per esempio il parmigiano. Da escludere ancora cereali in chicchi tipo riso, quinoa, grano saraceno, ai quali potrà essere preferita l'assunzione di pasta. I legumi, che invece potranno essere consumati se passati in modo da eliminare la buccia, tè e caffè, a meno che non siano deteinati o decaffeinati. In quanto alle verdure, sarà possibile l'ingestione di radicchio e carote cotti, zucchine, patate lessate, ovvero centrifugati di verdura utili anche per un apporto di inulina, in grado di svolgere, questo è noto, una importante ed efficace azione prebiotica a favore di batteri buoni, di batteri amici nel complesso sistema del microbiota intestinale. E proprio a questo sistema vorrei dedicare l'ultima parte di questa mia presentazione per dire che proprio il complesso sistema del microbiota intestinale è sottoposto ad una dura prova in caso di malattia diverticolare, intanto perché è sottoposto ad uno stress infiammatorio continuativo e poi anche perché fondamentalmente sottoposto a terapie antibiotiche talvolta davvero illogicamente lunghe, spesso ciclicamente reiterate, che dovrebbero andare sicuramente ad escludere i rischi di infezione, ma nel mentre sottraggono alla componente batterica quei batteri patogeni, sottraggono anche i batteri buoni. A tal proposito vorrei ricordare che nelle diverticolosi croniche si riscontra un deciso incremento di popolazioni batteriche infiammatorie, lo vediamo nella grafica, i bacteroidetes, quelli colorati in blu, e i proteobatteri, quelli colorati in beige, tra i quali ad esempio l'Escherichia coli, con una contestuale drastica riduzione dei batteri probiotici, cioè fondamentalmente lattobacilli, ma soprattutto bifidobatteri, quelli che vediamo colorati in verde, che sono invece batteri amici, capaci di apportare grandi benefici alla salute dell'organismo colpito. Bene, anche questi batteri vengono colpiti dalle terapie antibiotiche. Allora, invece di sottoporre il paziente con diverticolosi cronica a prolungate terapie antibiotiche, forse sarà il caso di andare a valutare con attenzione la tipologia della composizione batterica che in quel paziente c'è, creando condizioni favorevoli alla ricreazione di un assetto batterico amico, cioè di un assetto batterico che vada a supporto della correzione del difetto di fondo. Piccoli accorgimenti, ma che possono rendere decisamente più sopportabile una patologia altrimenti destinata a gravi conseguenze.